Ed eccoci, qua è chiuso, siamo al 5, di fronte ci sono le costruzioni che vi abbiamo segnalato, andiamo avanti. Stiamo proseguendo il giro appunto per questa quartiere di case popolari della MM nel municipio 7 e ci manca un pezzo in tutta questa situazione qui, di capire se c'è un sotterraneo che collega una parte con l'altra. Adesso proviamo a vedere se troviamo qualche persona a cui chiedere questa situazione qui del punto dei passaggi sotterranei, vediamo. Posso farle una domanda, signore? Buongiorno, siamo di City Report, sono Tullio Trapasso. Volevo chiedere, ma secondo lei, che lei sappia, c'è un passaggio sotterraneo per questi passaggi qui, no? No, non c'è niente. Assolutamente nulla? Assolutamente no. Perfetto, ecco, questa la... ha visto lei per caso qualche luce accesa in questi palazzi durante queste giornate? Di luce no. Perché ci hanno segnalato che c'era... Noi vediamo di qua, i palazzi sono di là, però sì, certo. Onestamente, dire sì e dire no... No, chiediamo perché c'è per esempio questa signora che ci dice che vede le luci accese dalle 8 alle... Alle 11 e mezza di sera. Alle 11 e mezza, che abitate tutti qui, certo. Di qua, noi non possiamo vedere. Perfetto. Siccome che noi i reclami li facciamo periodicamente alla MM e al Comune di Milano, qui sono venuti tutti, da 6 o 7 assessori, da 6 o 7 tutti sono venuti. La situazione è ancora così da 11 anni. Questo palazzo quindi è in piedi da 11 anni? Questo palazzo qui è così da 11 anni, ma è da 36 anni c'hanno questi palazzi qua. Beh, questo è interessante, va bene. È interessante perché noi siamo stufi. Purtroppo è così. Purtroppo la storia è questa e noi siamo periodicamente dalla MM, periodicamente dall'assessore Rabbiotti, ci continuano a fare promesse e la situazione... Cioè, ma un attimo però, perché sennò una volta per tutte dobbiamo chiarirci. Allora, Rabbiotti che cosa ha detto per qua? Perché... Questi palazzi qui devono andare giù da 10, da 7 anni. Però lui non c'era 7 anni fa. Ogni anno. No, però lui 7 anni fa, sì, adesso dire la verità, non c'era. Ma lui da quando c'è, non perché lo voglia difendere, però... Da quanti anni è che vi dice che questi palazzi devono andare giù? A fine anno questi qui dovevano andare giù. A fine anno. 2019? 2019. Siamo? Poi hanno fatto gli appalti 2020 perché avevano perso gli appalti. Praticamente non si sa più niente. Madonna, le dico l'ultima cosa. Perso gli appalti cosa intende, giusto per chiarire? Che non sono riusciti a fare gli accordi, non lo so, con gli appalti. Ma questi sono i soldi? Con i soldi, penso, non lo so. Cioè, ma per buttare giù un palazzo tutto questo problema? Niente, ci sono 19 milioni di euro. Per tirarlo giù? Tutti e due. Per buttarlo giù no, Per buttarli giù e rifarlo. Ah, per rifarlo, ma è mica detto che le rifanno, no, perché tanto il progetto è, che è di rifarle. Tutti e due. Perfetto, la ringrazio. Il progetto è che i due palazzi devono andare giù e devono essere rifatti. Allora, così mi ci sta anche bene, perché se mi dicono che sono da demolire non riescono a trovare i fondi solo per demolire, cioè I soldi loro hanno detto che ci sono, devono fare gli appalti. Le ultime volte che ci siamo sentiti. Dal 2019. 2019. Per cui adesso, con tutto sto casino che c'è... Eh beh, certo, è normale. Grazie mille. Però, ripeto, qui la situazione è vecchia. È vecchia. Allora, che le occupazioni ci siano o non ci siano, comunque c'è una situazione di degrado perché sotto fa schifo, c'è masserizie, schifezze varie. Ma al di là di tutto, un palazzo così potrebbe dare spazio a tante persone che ne hanno bisogno. Potrebbe essere qualificato, come ha detto lei, per ora nulla fatto. 11 anni. Andiamo avanti, grazie. È così. Noi non siamo fermi, però purtroppo sono fermi tutti gli altri. Questo noi come inquilini siamo qui. È l'unico momento in cui hanno ragione un attimo essere fermi adesso, però tutti i mesi passati no. Siamo qui in mezzo alla merda da 11 anni. Da lì ci hanno fatto passare qui di corso come i barboni. Perché lei abitava di là? Noi abitavamo di là. 50 di qua e altri 50 sono andati fuori. In altre zone? Per forza, perché qua 50 ce ne stavano. 11 anni fa è successo questo, nel 2009. Ma lo scopo... Nel 2009. Ma il motivo per cui ha... Perché non sono stabili, non sono statici. Non ci avevano il problema che erano troppo... Quindi... Come sta succedendo in altre zone, ci sono dei palazzi che sono stati costruiti ma non sono troppo solidi, diciamo sì, così. Per forza, se no tutta questa storia qua come veniva fuori. Questo l'hanno alleggerito, però si vede che... Alleggerito cosa intendiamo? Hanno fatto i lavori qua.
di consolidamento. Di consolidamento. Quindi è venuto MM, gli ingegneri, eccetera, a controllare le staticità? Penso di sì. Quindi sono venuti qui e in questo caso hanno detto che il palazzo andava buttato giù perché non era statico. Quindi. Quelli hanno quella storia là. Complimenti. Questa è una storia che devono andare giù, ma questo è un discorso che è partito 12 anni ma fa. Ma ce la facciamo una grande domanda tutti quanti assieme? Ma quando io mi faccio costruire un palazzo, ma un controllo non glielo faccio fare per vedere se va bene o va male? Capite, però purtroppo anche noi... Anche noi capiamo... No, perché ogni tanto noi, sembra noi... che poi il passato non esista, no? Il passato no, c'è. Ma noi la risposta, noi come inquilini, che dobbiamo dire? No. Noi siamo in mezzo... giusto per far due chiacchiere... Siamo in mezzo e basta. Noi più di combattere nel... portare tutte le problematiche, certo. Sia alla MM sia all'assessore, ripeto, perché noi gli incontri li abbiamo avuti con l'assessore. E la problematica... Io abito a Mietofonte, abbiamo lo stesso problema. Ma tutti hanno lo stesso problema, le case verdi hanno lo stesso problema, le case di là hanno lo stesso problema. Quindi tutto il quartiere è stato costruito poco bene, diciamo. Perché sono tutte case costruite negli anni 2086. Mamma mia. Tutte nell'86, c'erano tutte 30 brutti anni queste case qua. Per cui hanno tutta la stessa problematica, per cui cioè, bisogna andare insieme in comune. Quindi non c'è bisogno, si vede. Certo che fa pensare, cioè, che case costruite nel 40 sti problemi non ce le hanno. Ma purtroppo. Quelle costruite 40 anni dopo che dovrebbero essere qui, più belle. Qui hanno speso 5 milioni di euro, mi sembra, per rimetterlo a posto. Poi hanno verificato che non conveniva rifarli come questo e ha deciso di abbatterli. C'è il progetto, c'è che li devono abbattere, c'è qua solo il progetto, sul telefonino andate a vedere, via Sergio Tofano 5 c'è il progetto. Ci sono due palazzi nuovi che devono fare, però quando li fanno non si sa. Io sono rimasto al fatto che sono venuto qua un anno e mezzo fa perché mi avevano detto che c'era questo problema, cioè ma si può che in un anno e mezzo almeno demolirla? Almeno demolirla. Quando tu demolisci, intanto cominci a pulire, levi tutto quello che non serve, fai tutta una pulizia generale, dopodiché se uno deve venire a costruire, cosa costruisce? Su qualcosa che c'è ancora o su quando non c'è nulla? Costruisci sullo zero. Cioè, è quello che non si capisce, vabbè, comunque. Il problema... È il paese dei miracoli questo problema... qui, Il problema è che noi abbiamo dovuto combattere per farci aprire il cancello di qua, perché se no noi andavamo ancora di là. Penso un po' 50 famiglie, le ragazze, entrare di là al buio con tutta quella porcheria che c'è. Dopo 2-3 anni ci hanno fatto aperto il cancello di qua. Vi siete fatti sentire, avete fatto bene. Ti faccio l'ultima domanda, ma come mai ci sono le luci dei citofoni accese? Perché c'è la corrente? Questo io non sono un tecnico, non lo so. Ah, perché vedo che ci sono le luci dei citofoni accese. Bisogna chiamare la MM e dirglielo. Non lo so, onestamente. No, l'ho visto adesso, ci sono le luci dei citofoni accese. Ah, ok. Vabbè, tanto li chiamiamo dopo. Sì. Ripeto, noi la nostra problematica già è questo. Che ma qui invece gestire. Come state messi con questi palazzi? Diciamo bene, diciamo. Aspetta, almeno quello, dai. Diciamo. Però non è che... ho capito, si può sempre migliorare, questo sicuramente, però diciamo però che... noi come inquilini ce la mettiamo tutte per tenerlo un po' decentemente. È bello qui, infatti. Noi cerchiamo di tenerlo decentemente, ma è opera nostra, Però sempre perché, ripeto, noi gli siamo addosso come inquilini, sia la MM sia il Comune, con l'aiuto dell'Usuria. Perché altrimenti qua, cioè, di là purtroppo noi non possiamo mettere lingua, perché lì noi l'unica cosa che avevamo chiesto è di fare un muro. E non ce l'hanno fatto, ci facevano un muro e noi stavamo bene. Andava demolito, il muro non serve. Capito? Se lo demolivano il muro non serviva. Allora, il muro serve se non fai lavoro, allora, come dici tu. Il programma era che entro quest'anno, scorso, 2019, dovevano essere abbattuti e fare i nuovi. Il 2019. Però questa cosa qua l'hanno detta anche il 2018, sì. 2017, ma l'ha detto anche almeno così. Per cui adesso... Poi hanno fatto gli appalti purtroppo non sono andati bene, sono saltati. La realtà è questa, non è che dici tu vuoi nascondere la realtà. La realtà è questa. Si vede, non la puoi nascondere. E quando vengono qui, vengono, non è che sono venuto una volta, è un milione di volte. È Sunia che dice di sta cosa qua. Che deve dire? Anche lei sta come noi. Ci dicono le cose, poi adesso siamo così. No, ma allora sicuramente può anche, cioè, può essere che ci sia qualcuno che è entrato, perché la porta di là è molto scatenata, però... No.
Cioè, il discorso vero qui è che questa torre o non ci dovrebbe essere o dovesse essere qualificata. Pensa a noi che speranza abbiamo. Noi, a noi qui sono passati tutti, dal primo dei partiti all'ultimo dei partiti. A 11 anni mi sa che avete avuto anche la Moratti voi, no? Ma abbiamo avuto tutti noi. Anche qua. La Moratti ma avete tutti avuto? Abbiamo avuto. Quindi non è solo il centro-sinistra, c'è ma stato tutti, anche... tutti, non c'è... Quindi no. Avete avuto Sala, Pisapia e la Moratti? Sì, l'abbiamo avuto tutti, tutti. E sono tutti passati di qua, Tutti con le grandi... Soluzioni, proposte? Problemi non ce ne sono. L'unica cosa che hanno fatto è che ci hanno buttato fuori di là, ci hanno buttato di qua. Dimentica che anche la Rozzi. Anche la Rozzi, tutti. Va bene. Tutti, Salvini, l'altro lì, tutti. Ci siamo dimenticati la gente che sono venuti qua. Tutti i politici e tutti... Diamo il benvenuto a una persona informata sui fatti e una persona che lavora al SUNIA e che da anni segue queste situazioni di Via Tofano e non solo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io sono Loredana Valvo, sono un componente della segreteria del SUNIA di Milano con la delega al settore pubblico. Ecco, noi abbiamo già parlato un po' prima, cari amici spettatori, vado direttamente al fulcro insomma di questa domanda e di queste situazioni di cui volete avere risposta e contezza. Che succede e che intervento ha fatto il SUNIA per queste torri in via Tofano a Quinto Romano? Sì. Allora, la SUNIA segue la situazione delle torri di Via Tofano dal 2014. La situazione delle torri è la seguente. C'è stata la richiesta di rilascio delle due torri A e B, dove metà dell'inquilinato è stato distribuito sul territorio di Quinto Romano, mentre l'altra metà è stata trasferita nella torre C nell'anno 2009. Purtroppo la situazione è stata che molti di questi inquilini per accedere alla torre C per anni sono dovuti passare da un cancello e da un passo carraio in mezzo alle altre due torri. Sì, ce l'hanno raccontata anche a noi, ci hanno raccontato che siete stati molto attivi e gli avete dato questa libertà e anche la decenza di entrare da una parte insomma migliore rispetto a come adesso è la situazione della 5. Sì, allora devo dire che... verso la fine del 2017-2018 siamo riusciti a far spostare i citofoni e l'apertura del passo pedonale dove loro hanno effettivamente l'accesso alle abitazioni, mentre verso novembre 2018 siamo riusciti anche a far partire il passo carraio. Il problema rimane che, ad esempio, anche se sembra una stupidaggine, ma così è, se deve arrivare un'ambulanza o comunque un servizio di emergenza, sì, su Google Maps, se mettono via Torre 5, si ritrovano nelle vecchie torri. E quindi... Grande disagio, direi. Visto che purtroppo non c'è neanche un cartello, anzi se lo sono dovuti fare da soli, con una segnalazione nella quale dicono che l'entrata del Civico 5 è qualche metro più avanti. Quindi purtroppo... hanno avuto molti disagi. Nel corso di questi anni abbiamo tentato, devo dire anche all'inizio del 2015, sia con MM che con il Comune, a sì, cercare di sistemare alcune situazioni che effettivamente siamo riusciti a sistemare, ma non è abbastanza. Cioè, la sistemazione di oggi è il minimo indispensabile per avere una vita dignitosa, tenendo conto che la stragrande maggioranza di queste persone sono tutte anziane. Sì, infatti. Beh, riprendendo il video che abbiamo avuto il piacere di fornirvi prima di queste domande, ma sulla questione invece di questi signori, che cittadini che abitano lì, che hanno proposto, sono riusciti ad abbatterla, almeno metteteci un muro intorno, così si evita lo scarico abusivo di rifiuti, masserizi, eccetera. Puoi dirmi qualcosa anche su questa cosa? Allora, su quanto riguarda il muro, no, nel senso che per quanto riguarda l'attuale assessorato alla casa, è stato fatto nel 2019 una gara d'appalto che si è chiusa a dicembre, che purtroppo è andata deserta per quanto riguarda la demolizione e la ricostruzione. Adesso stanno pensando di rifare la gara, due gare distinte, nella quale una la demolizione e l'altra è la ricostruzione. Sì, abbiamo anche noi questi dati. Il problema, ma le dico con molta sincerità, anche le cose più semplici
nel settore pubblico hanno delle difficoltà enormi, perché in alcuni casi manca la volontà e in alcuni casi dove la volontà c'è, purtroppo ci sono gare di appalto anche europee che tirano veramente alla lunga alcune situazioni che poi subiscono inevitabilmente gli inquilini che ci abitano. La comune persona che come noi va a vedere questa situazione, eravamo andati anche 2 anni fa, quando viene a sapere che queste torri sono vuote da 2011-2012, dice siamo nel 2020, porca miseria, col bisogno di case che c'è a Milano, a canone calmierato, a canone insomma agevolato, fa proprio pensare. Assolutamente, guardi, le torri sono libere dal 2009, ospitavano all'incirca 100 famiglie, perché se conta che adesso nella torre C ce ne sono circa 50, le famiglie erano circa un centinaio. Certo. Se contiamo che dall'ultimo bando del Comune di Milano, in base alla vecchia normativa, le persone in lista d'attesa erano 26.000, diciamo che 100 appartamenti non soddisfano l'emergenza abitativa, ma sicuramente assolutamente danno un forte aiuto. Va bene, direi che con questo siamo a posto. Devo dire che la situazione purtroppo è questa, nonostante il sacrificio e il lavoro di tante persone, compreso il SUNIA rappresentato appunto in questo momento. Speriamo alla fine del coronavirus di poter dire veramente andrà tutto bene, che qualcosa succeda. Assolutamente, io la ringrazio anche per aver dato voce agli inquilini di Via Tofano 5. Ah, sicuramente, io ho visto nel frattempo anche il vostro ultimo servizio di City Report su Via Tofano e insomma, come ci siamo detti anche in questi ultimi giorni, è ovvio che una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo non può però tralasciare determinati danni strutturali che ci portiamo ancora avanti da tanto. Nel caso di Via Tofano emergono dei segnali molto chiari, perché la corrente che viene utilizzata da determinati parti di stabile rivelano che oltre che uno spreco c'è sicuramente un'occupazione abusiva. E scusami Simone se ti interrompo, perché è molto piacevole parlare con te e dai delle risposte chiare e i nostri amici anche sul web hanno piacere di sentirle. Cioè, il fattore che mi abbiano comunicato, li ringrazio appunto della risposta che mi hanno dato l'assessorato con Fabio Galesi come intercessore di questa situazione in cui non si trovava molto in giro di istituzioni, che mi dicono che sono stati cambiati i piani perché sono andati deserti e quindi non sarà più abbattimento e costruzione, ma abbattimento contratto 1 e costruzione parte 2. Secondo te cosa ne pensi? Come potrà andare sta cosa? Guarda Tullio, io non voglio spaventare nessuno, non voglio essere eccessivamente disfattista perché non sarebbe da me. Con questa emergenza purtroppo, come puoi immaginare, sia le tempistiche di lavorazione uno e di presa in carico della pratica vengono bloccate e posticipate eventualmente. Secondariamente l'aspetto più triste è che tutte le risorse attualmente messe in campo dall'amministrazione comunale o con l'eventuale supporto di Regione Lombardia, che subentra anche per gli stabili MM, non solo per Aler che è di competenza. Bravo, fai bene a dirlo perché c'è un po' di confusione sui social e su altri. Ecco, purtroppo mi rendo conto come tutti voi che vorremmo un unico ente che gestisse su tutta Milano il patrimonio, però questo purtroppo è un'utopia, lo sappiamo. Ma quantomeno che ci fossero due enti che potessero interfacciarsi e comunicare meglio di come stanno facendo. Ma al di là di questo, purtroppo l'emergenza anche a livello di fondi stanziabili, noi per il Comune di Milano ne abbiamo stanziati 3 milioni, non vanno sicuramente per questo tipo di emergenza a livello di ristrutturazione di politica abitativa, vanno prima di tutto per l'emergenza Covid-19 purtroppo. Quindi assolutamente. Io sento in tutta onestà intellettuale di dover chiedere alle persone di pazientare ancora per quanto riguarda la ristrutturazione finale del patrimonio immobiliare che abbiamo a Milano. Di Via Tofano in questo caso, ma generalmente tutti diciamo. Tutti, esatto, ma quello che possiamo fare è prevenire queste situazioni di occupazione illegale, indebita, durante questo periodo di superamento di quella che sarà la fase 2 del Covid-19. Dopodiché si tornerà assolutamente con maggiore prepotenza a chiedere a che punto siamo con le ristrutturazioni, perché ho ripescato, Tullio, una ultima interrogazione che avevamo depositato nell'autunno 2019. Sì. Con la risposta in merito a Via Tofano che
l'assessorato, in effetti quello alle politiche abitative e politiche sociali di Gabriele Rabaiotti, ci diceva che risultano assegnati a seguito di ristrutturazione 3 alloggi dal 2017 in via Tofano 3, non è moltissimo, 3 alloggi. Poi risultano attualmente in esecuzione 11 ristrutturazioni, ma ti parlo ancora del 29 ottobre, quindi adesso bisogna capire a che punto siamo arrivati. Da quanto ho visto negli ultimi reportage sembra tutto abbastanza fermo, e poi risultano in pianificazione 7 alloggi. Siamo ancora distanti da un'occupazione totale di un patrimonio che, lasciami dire, è un bel tesoro, perché via Tofano non dà segni di cedimento a livello strutturale, non ci sono segnali di presenza di amianto. Quindi io mi chiedo, un'altra domanda provocatoria che faccio a questa amministrazione, ma è proprio vero che costa di più abbattere tutto e ricostruire, cioè costa meno abbattere tutto e ricostruire piuttosto che ristrutturare, ne siamo sicuri? No, danno queste risposte assolutamente interlocutorie che danno sempre la palla, lanciano la palla in avanti, no? Come appunto lo stesso assessorato delle politiche sociali e abitative che ci disse che sarebbe ripresa di nuovo la valutazione di nuove ristrutturazioni nel corso del 2020, adesso purtroppo questa tragedia globale non è colpa di nessuno, però gioca a favore di questa politica che non è sicuramente pragmatica, che, se ti ricordi, anche per San Siro hanno provato fino all'ultimo a venderci sempre questa tesi. Costa meno abbattere lo stadio e ricostruirne uno nuovo piuttosto che ristrutturare questo patrimonio culturale e sportivo che già abbiamo. Guarda, faccio l'avvocato del diavolo, già che l'amministrazione, non è che voglia interpretare, però purtroppo leggo, mi dice che i bandi vanno vuoti e quindi le situazioni rimangono così. Quello è già un segnale palese, oggettivo, al di là di ogni parte politica, di fallimento. Sì, poi purtroppo aggiungi il fatto che la congiuntura adesso è sfavorevole, non abbiamo delle ditte che possano esporsi facilmente anche a livello finanziario, perché sicuramente saranno indietro con gli incassi in questa situazione, quindi di emergenza da virus, e pertanto non c'è questa spregiudicatezza a presentarsi a una gara, a un bando. Ecco perché vanno deserti, perché c'è ancora più carenza anche di liquidità per le ditte stesse, quindi è comprensibile la situazione. Questo virus non gioca a favore di problemi che già stiamo cercando di seguire. Ecco, la cosa che mi fa pensare è che 11 anni che la situazione è così, il virus è capitato negli ultimi mesi, insomma, diciamo che a chi ha avuto tra le sue mani in questa situazione è stato molto lento nel prendere delle decisioni o comunque risolverle queste questioni. Assolutamente. Quando tu senti, Simone, 11 anni, i cittadini che tu vai a interrogare, puoi andare quando vuoi anche tu, se ben accetto, sanno l'attività che ognuno di noi fa. Ecco, quando tu ti presenti, certo, con piacere, quando tu senti che ti dicono, ma sono 11 anni che ci hanno detto che facevano qualcosa, non ci hanno fatto neanche un muro per separare queste costruzioni abbandonate con i loro ingressi, dove scaricano mercanzia rubata, dove c'è scarico di rifiuti abusivi. Non ci hanno fatto neanche un muro e siamo qua 11 anni. Adesso va bene che l'Ox eccetera hanno detto che la permanenza in vita degli italiani va sui 70 anni, però non è che si può aspettare 11 anni per risolvere una situazione del genere. Un privato non avrebbe fatto ciò, non è che il privato è più bravo, forse il privato ci tiene di più a valorizzare quello che ha, quello che forse manca in questo momento da altre parti. Sì, guarda, hai lanciato un altro spunto di riflessione importante anche per noi, che spesso siamo per la difesa del pubblico, l'attività pubblica e il patrimonio pubblico. Se vogliamo possiamo mitigare anche questa nostra impostazione trovando proprio questo equilibrio di collaborazione fra pubblico e privato, che si riesca a trovare il modo in cui si riesca a favorire il pubblico per la controparte che gli spetta, ma soprattutto anche il privato per l'iniziativa, la libertà, diciamo, di iniziativa e di investimento che può avere. Però ognuno alla fine deve avere una controparte sicuramente di vantaggi, ma al primo posto sicuramente di vantaggi per la cittadinanza. Certo. Questo è il compito della politica. Io non faccio differenza fra una giunta e l'altra a livello di colore politico. In passato c'è stato un patrimonio che si è lasciato dissipare così, e questo dispiace davvero tanto. È sempre un piacere parlare con te e io in questo momento ti ringrazio. Ci vediamo alla prossima. Grazie a te. Grazie a te Tullio, grazie a voi, buona continuazione e buon lavoro. A prestissimo. Grazie Simone. Ciao. Ciao.
siamo in chiusura di puntata, abbiamo visto di tutto oggi, veramente di tutto, qui da Quinto Romano via Tofano 5, questo è il cartello che indica appunto l'ingresso. L'ingresso è stato chiuso perché ci sono a fianco queste torri che sono occupate ma hanno la corrente attivata, tutta l'immondizia, lo schifo e le luci che ci ha segnalato la nostra amica Cori. Cori, siamo venuti a vedere la tua situazione e tutti quanti ci dicono di sì, insomma tutte le prove ci dicono di sì, c'è la luce, c'è la corrente attivata, abbiamo trovato le punte del trapano per aprire la porta. Che facciamo? Cosa farai in questi giorni prima che vada in onda la puntata? Ma io spero di chiamare il 112, la polizia, se vengono fuori, in attesa che qualcuno ci dica la risposta. Ecco, vero problema in questo momento, come sapete tutti voi milanesi e italiani, che c'è il coronavirus, quindi le attività della Polizia di Stato sugli sfratti delle forze dell'ordine in generale sono limitate. Noi lo stiamo già segnalando così che si possa fare un planet, un controllo, un cronogramma per poi venire ad affrontare tutte queste situazioni che sicuramente non vanno così. Nella puntata è venuto fuori anche questa questione appunto degli 11 anni di questi due palazzi che, costruiti male come altri palazzi che vi abbiamo fatto vedere, sono stati sgomberati dai loro abitanti, però purtroppo lasciati lì così. Ci chiediamo, con la fame di case che c'è a Milano, case a prezzi modici, case popolari, come mai questa situazione vada avanti così? È possibile che sia solo un appalto? Ma chiederemo domanda ai diretti interessati. Insieme a noi c'è anche Diamond Frank, che tutti conoscete per le sue canzoni, ma anche perché ci segue da parecchio tempo, che è anche un vicino di casa, insomma, della zona. Dici due parole tu, quello che hai visto oggi, insomma, quello che vuoi. Beh, io vorrei sottolineare che strutture vuote in questo modo, quando ci sono anche gli hotel che ospitano delle persone malate, potrebbero essere una risorsa in più per combattere questo coronavirus. Mi sembra doveroso sottolinearlo. Va bene. Insieme alle immagini di Paolo Rusconi, che ha la nostra camera principale, per questa settimana vi salutiamo, se volete commentare, scriverci qualcosa, avete tutto lo spazio per poterlo fare e alla prossima, City Report, Tullio Trapasso.